Ettore Muti. Ravenna, dicembre 1915. È notte fonda e mentre tutti dormono, un ragazzo di 13 anni si aggira furtivo per le strade della città. A casa, sul suo letto, ha lasciato un biglietto per la madre. Cara mamma, mi devi perdonare se sono scappato di casa. So che ti do un dispiacere, ma non posso farne a meno. Sento che il mio posto è dove la patria mi chiama. Vado a fare la guerra. Il ragazzo viaggia con mezzi di fortuna e con le tradotte militari e in pochi giorni raggiunge la zona di operazioni nel Cadore. Ma il suo sogno finisce presto. I carabinieri lo scoprono, lo interrogano e lo riportano a casa. La pattuglia che lo scorta verso Ravenna incontra il comandante supremo dell'esercito Luigi Cadorna che, incuriosito, si ferma a parlare con il piccolo fuggitivo. Cosa sei venuto a fare quassù fra i soldati? La guerra, signor generale. La guerra? Ma qui mi dicono che hai soltanto 13 anni. La piccola vedetta lombarda ne aveva meno di me. Cadorna, affascinato dal coraggio del ragazzo, prima di congedarlo, riunisce tutta la truppa per presentarlo ai soldati. Questo ragazzo è scappato da casa per fare la guerra agli austriaci. Ricordatevi che sarebbero sufficienti 20 di questi ragazzi per vincere tutte le guerre. Certamente sentirete parlare ancora di lui. Si chiama Ettore Muti. Nel 1917, dopo qualche mese in fanteria, si offre volontario per i reparti d'assalto, gli Arditi. Quando di lì a poco D'Annunzio chiama la gioventù italiana per liberare Fiume dagli slavi, il giovane accorre immediatamente. Qui si guadagna l'ammirazione e la stima del poeta, che arriva a scrivergli: voi siete l'espressione del valore sovrumano, un impeto senza peso, un'offerta senza misura, un pugno d'incenso sulla brace, l'aroma di un'anima pura. Durante l'avventura di Fiume, Jim dagli occhi verdi, come lo chiama D'Annunzio, capita a Milano e incontra Benito Mussolini, dal cui carisma viene immediatamente conquistato. In quel momento si salda un patto di amicizia e fedeltà, cui Ettore dedicherà tutta la sua vita. Finita l'esperienza a Fiume, Muti torna a Ravenna e cominciano per lui i giorni da squadrista. Siamo passati da Rimini, Sant'Arcangelo, Savignano, Cesena, Bertinoro, per tutti i centri e le ville di Forlì e la provincia di Ravenna, distruggendo tutte le case rosse, sedi di organizzazioni socialiste e comuniste. Tutta la pianura di Romagna, fino ai colli, è stata sottoposta alla rappresaglia di fascisti, decisi a farla finita per sempre con il terrore rosso. Le squadre d'azione partono dalla città e si spostano nei centri rurali. Obiettivo delle spedizioni sono le camere del lavoro, le sedi delle leghe, le case del popolo, i municipi, che vengono sistematicamente devastati e incendiati. Dirigenti e militanti socialisti vengono sottoposti a ripetute violenze e spesso costretti a lasciare il paese. Ettore è il capo dell'ala più dura degli squadristi. Chi si era scontrato con lui preferiva non farlo una seconda volta. Ettore picchiava duro. Si diceva girasse sempre armato, che in tasca avesse una bomba a mano. Il suo manganello accarezzò le schiene di parecchi avversari politici. Ma dopo la marcia su Roma, con la nomina di Mussolini a capo del governo, termina il compito delle squadre d'azione. Per Muti significa il ritorno alla normalità. Scrive Arrigo Petacco. Per Jim dalla testa calda si aprivano momenti difficili e tristi. Avrebbe volentieri continuato a menar le mani. Era un combattente nato e la pace non faceva per lui. Continuava a sognare l'avventura. Fra una scrivania e una trincea non avrebbe esitato nella scelta. Muti si sta quasi arruolando nella Legione Straniera quando viene contattato dai vertici fascisti, che lo chiamano a far parte della milizia volontaria per la sicurezza nazionale. Nel 1924, a soli 22 anni, è già console. Nel 1925 si sposa, ma è nel 29 che incontra la donna della sua vita, la spagnola Araceli Ansaldi Cabrera. Mi trovavo a Roma, ospite di alcuni parenti. A cena in un ristorante, d'un tratto vedo entrare lui, alto, maestoso, elegante. Mi sentii fortemente percorsa da un'energia crescente di attimo in attimo, mentre il suo sguardo profondo e ipnotizzante mi attraeva. Fu un attimo eterno che ancora oggi sento vivo nel mio animo al suo ricordo.
L'amore intenso e segreto fra Jim e Araceli continua fino al 1932, quando la donna deve tornare in Spagna e la storia sembra definitivamente conclusa. Intanto Jim entra in aviazione e ottiene in breve tempo il brevetto di pilota, che mette a frutto nella guerra di Etiopia. Dal fronte scrive alla madre: «Oggi sono tornato alla base da un'azione con uno dei motori colpiti e con le ali e la fusoliera che sembravano un colabrodo. Avevo persino un ferito a bordo che perdeva molto sangue, ma che durante il volo non ha dato un lamento. Ho un equipaggio meraviglioso, cara mamma». In pochi mesi il suo petto si riempie di medaglie. Ma nonostante i suoi meriti militari, Muti comincia a diventare un personaggio scomodo. La sua irruenza e la sua avversione per gli intrighi e i compromessi gli alienano le simpatie di molti gerarchi fascisti. Intanto scoppia la guerra di Spagna. Al fronte Jim riceve una lettera sconvolgente di Araceli. «Gli dissi del nostro bambino, ma senza rivelare il mio indirizzo, perché non volevo si sentisse obbligato nei suoi confronti. Seppi che mi cercò dappertutto in Spagna, ma non riuscì a trovarmi». La ricerca di Araceli viene interrotta dallo scoppio della Seconda Guerra Mondiale e dalle manovre interne al partito. Mussolini, su richiesta di Ciano, nomina Muti segretario del partito fascista al posto di Starace. Nemico delle carte, della burocrazia, delle cerimonie, Muti accetta soltanto perché il partito ha bisogno di un repulisti generale. Ben presto sostituisce la maggior parte dei dirigenti locali e provinciali con giovani scelti da lui. Ciano è preoccupato e scrive a Mussolini: «Muti è un ottimo ragazzo, ma ha più fegato che cervello. Vuole agire di testa sua e mi ascolta sempre meno. È mal circondato e presuntuoso. Non vorrei che avesse la vita effimera e fugace di una meteora politica». Ma Jim va avanti con la sua crociata personale, inimicandosi i vertici del partito e non risparmiando critiche a nessuno, neppure al duce. Anche Mussolini va a caccia di farfalle. «Io a questo posto ci resterò poco tempo ancora. Le faccende del partito se le sbrighino loro e ci anneghino dentro. Tanto io sono nato per fare il soldato e non il politico. E la politica, pulita o sporca, mi fa schifo». Il suo desiderio di combattere ancora viene esaudito. L'Italia entra in guerra e Jim lascia la sua carica per il fronte, dove compie azioni coraggiose al limite dell'incredibile. Nel 1943, mentre le sorti della guerra sono ormai sfavorevoli all'Italia, Araceli ricompare un'altra volta sulla scena. «Questa volta scrissi il mio indirizzo. Ettore mi rispose, chiedendomi di portare nostro figlio a Madrid. Ci incontrammo al Palace Hotel. Si avvicinò, ci abbracciò e baciò fortissimo, tenendoci tutte e tre insieme per parecchi minuti. Ettore adorava nostro figlio. Ne era orgoglioso. Voleva portarlo a Roma, occuparsi di lui». Muti parte per Madrid e vi resta fino al luglio 1943. Richiamato d'urgenza a Roma, deve lasciare l'adorato figlio e Araceli incinta di 5 mesi. A Roma regna un clima di sfiducia contro Mussolini. Anche Ettore è da tempo in aperto contrasto con il duce, di cui biasima i comportamenti che hanno portato, secondo lui, alla sconfitta. Sembra che una volta, parlando con dei gerarchi fascisti, abbia addirittura dichiarato: «Voi mi fate ridere con i vostri ordini del giorno bizantini. Se volete risolvo io la questione, rapidamente, e il duce ve lo faccio fuori questa sera. Alla Mazmè!» Ma il 25 luglio 1943, quando Mussolini viene arrestato e Pietro Badoglio diventa capo del governo, Muti non è presente alla seduta, forse perché in realtà è ancora fedele al duce. E quando Badoglio viene a sapere dal generale Carboni di un complotto di gerarchi fascisti per sbarazzarsi di lui e liberare Mussolini, pensa immediatamente che la mente dell'intrigo sia Muti. Julius Evola scrive: «Smascherare chi fra i gerarchi potesse mettersi a capo di una reazione fascista non era facile. Si pensò a Ettore Muti, anche per il fatto di essere meno un uomo politico che non un esponente del combattentismo. Il governo Badoglio, che in quel periodo trattava con gli americani a insaputa dei tedeschi, venne a sapere di quanto si cercava di organizzare e, come misura preventiva, mise in atto l'operazione Muti.
Da quel momento al Viminale circola un solo ordine. Muti deve essere fermato. Jim, intanto ignaro di quanto si sta muovendo alle sue spalle, si è ritirato da tempo a Fregene, cercando di stare lontano dall'atmosfera di intrighi e veleni che regna a Roma. La notte fra il 23 e il 24 agosto, qualcuno bussa alla porta della sua villa, con i carabinieri guidati dal tenente Taddei e dal comandante della squadra speciale. Chi siete? Cosa significa? Eccellenza, mi dispiace, ma sono costretto a chiederle di seguirci. Devo tradurla in stato di arresto. Sono sicuro che c'è un errore. Datemi almeno il tempo di indossare l'uniforme. Sarebbe meglio l'abito civile, perché tanto le vostre medaglie adesso non contano. Muti è sicuro che si tratti di un equivoco e che presto tutto si chiarirà. Uscito dalla villa, escortato dal comandante della squadra speciale, si addentra nella pineta di Fregene. Taddei e i carabinieri li seguono a distanza. Il giorno dopo l'agenzia nazionale di stampa, Stefani, dirama un'inquietante notizia. Questa notte, nei dintorni di Roma, è deceduto l'ex segretario del disciolto partito fascista Ettore Muti. A seguito di gravi irregolarità nella gestione di un ente parastatale, nelle quali risultava implicato, veniva arrestato e condotto alla caserma. Improvvisamente venivano sparati dal bosco colpi di fucile contro la scorta. Nel momentaneo scompiglio, egli si dava alla fuga, ma inseguito e ferito dai colpi dei carabinieri, decedeva. L'eroe di tante battaglie è dunque morto. Ma cosa è successo davvero quella notte? La tragica fine di Jim si tinge di giallo e si pensa immediatamente a un delitto politico. Il magistrato militare incaricato dell'inchiesta esamina il cadavere e conclude. Due proiettili di mitra hanno attraversato il cranio dal basso verso l'alto e sono usciti insieme dalla fronte aprendo una vasta ferita e forando la visiera del berretto. Sono sicuro che i colpi non sono stati sparati a bruciapelo. Il caos seguito all'8 settembre impedisce al magistrato di indagare oltre e l'inchiesta viene chiusa. Ma poco tempo dopo il caso Muti torna prepotentemente alla ribalta. Il 6 luglio 1944 il Corriere della Sera annuncia di aver rintracciato un carabiniere che ha partecipato alla cattura di Muti, Antonio Contiero, il quale rivela. Ci addentrammo nella pineta. Dopo circa 5 minuti di cammino, il tenente Taddei emise un fischio, al quale rispose un altro fischio che partiva dal gruppo dove era Ettore Muti. Dopo qualche istante, sentimmo una raffica di pochi colpi di mitra, seguita da altre scariche. Ci avviammo nella direzione dei colpi e trovammo a terra disteso Bocconi Ettore Muti. Qualche mese dopo, un'altra rivelazione clamorosa conferma il sospetto dell'omicidio politico. Il Popolo di Alessandria pubblica la fotocopia di un biglietto autografo di Badoglio indirizzato al capo della polizia senise e abbandonato sul tavolo dell'ufficio al Viminale, prima di fuggire a Pescara. Il contenuto è dirompente. Roma, 20 agosto 1943. Muti è sempre una minaccia. Il successo è possibile con un meticoloso lavoro di preparazione. Vostra Eccellenza mi ha perfettamente compreso. Badoglio. Con la scoperta del biglietto, che però si rivelerà un falso, Badoglio viene direttamente chiamato in causa dai fascisti come mandante dell'uccisione di Jim. Più tardi, una rivelazione del generale Carboni non fa che confermare il sospetto. Badoglio aveva un terrore fisico di Muti. E lo odiava, perché era a conoscenza di scottanti segreti militari che lo riguardavano. Quando andai nel suo studio, il giorno dopo la morte di Muti, e gli riferii la notizia, Badoglio sembrava addirittura felice di quanto era accaduto, e si permise delle esternazioni assolutamente prive di rispetto per un soldato morto. Ancora oggi, il giallo di Fregene, fra accuse, ritrattazioni, smentite e illazioni, non è stato mai chiarito fino in fondo, sebbene le responsabilità del governo Badoglio siano state accertate. Inoltre, tutta la documentazione su Muti,
Nel periodo compreso fra il 25 luglio e l'8 settembre fu bruciata nelle ore immediatamente successive alla fuga del re. Araceli, la sua amante, scrive nelle memorie: Ettore è stato ucciso unicamente perché egli era in quel momento, per il suo passato di combattente, un pericoloso esponente del fascismo. Un uomo che non si poteva eliminare con le subdole armi della parola e dell'insinuazione. Per questo fu ucciso, perché intorno a lui, alla sua aureola di soldato, alla sua incorruttibilità di uomo, alla sua fede, il fascismo non potesse rinascere e trovare unità. Buonasera a tutti, da Antonella Ferrera. Per parlare del caso di Ettore Muti abbiamo in collegamento telefonico dal suo buon ritiro di Porto Venere lo scrittore e giornalista Arrigo Petacco. Buonasera. Buonasera a tutti. L'anno scorso è uscito un suo libro dal titolo Uccidete quel fascista, vita intrepida di Ettore Muti. Nell'ultima pagina lei scrive: non esistono dubbi che qualcuno abbia ordinato di ucciderlo, tuttavia è probabile che Badoglio non fosse a conoscenza di questo risvolto criminale. Lei sa, Petacco, che ci sono opinioni molto diverse su questo fatto. Ci spiega il perché della sua convinzione? Ma le opinioni diverse ci sono sempre quando un caso è misterioso. Questa convinzione è dovuta al fatto che Ettore Muti fu vittima di un complotto dei servizi segreti in cui lui fu usato come strumentalmente. In realtà fu accusato di aver organizzato un complotto contro Badoglio, mentre in realtà non era assolutamente vero, ma i servizi segreti, in particolare il generale Carbone, che aspirava di succedere a Badoglio al governo, l'aveva organizzato lui, insomma, questo colpo di mano. Ecco, l'uomo è quello che si potrebbe definire un duro e puro, ma i suoi metodi certo non erano encomiabili. Ricordo ad esempio nel suo libro letto che si parla dell'incendio di proporzioni smisurate che provocò ad Haifa in Palestina centrando gli impianti petroliferi. Ecco, in quell'occasione mandò un fonogramma a Mussolini in cui si firmò Nerone. Non le sembra un po' il comportamento di un esaltato? Vabbè, insomma, siamo in guerra. Lui bombardava Haifa e i depositi petroliferi e gli inglesi e gli americani bombardavano le nostre città e anche loro mandavano dei telegrammi esaltanti quando distruggevano città come Dresda. Quindi fa parte del gioco della guerra. Però lui era anche uno spaccone, infatti questa firma Nerone era un po' così, ed è il tipico personaggio di Muti. Muti era il classico un fascista duro puro, tanto fegato e poco cervello, insomma, questa era la sua regola. Ecco, infatti lui aveva uno spirito critico, diciamo, che forse non piaceva poi così tanto al regime, c'era uno che non aveva peli sulla lingua, non avesse alcun timore a esternare il suo pensiero. Lui era un uomo, lui era un naif, non aveva una cultura molto modesta, era spontaneo, era onesto, era sincero. Infatti alla vigilia del 25 luglio, quando i gerarchi si complottano fra di loro per mettere Mussolini in minoranza del Gran Consiglio, lui interviene in dialetto romagnolo e dice: ma lasciate perdere, all'ammazzo me, cioè all'ammazzo io se volete. Ecco, lei è un tipo fatto così, uomo di mano, diciamo. Il concetto di virilità all'epoca prevedeva anche di menare le mani, e lui era uno che lo faceva abbondantemente. Se non menavano le mani i fascisti, chi le menava? Lui era proprio il tipico fascista, prepotente, violento, ma anche onesto. Ecco, a questo proposito, il fatto di menare le mani, ho letto un episodio sul suo libro che parla di un suo incontro con un arabo, ce lo racconta? Una storia divertente. Lui dirigeva la capitaneria di Trieste. Fu invitato a bordo di un panfilo dove c'era un principe reale saudita, credo, arabo, il quale, insomma, vide questo bel gerarcone fatto bello, gli fece qualche avance da omosessuale, insomma. E questo, di fascisti, si immagina di virilismo fascista, gli mollò un pugno e lo mise KO. Siccome era figlio di un re, creò un caso diplomatico abbastanza complicato. Mussolini mandò a chiamare Muti, gli fece una ramanzina, poi gli parlavano in dialetto, gli voleva molto bene Mussolini a Muti, anzi si diceva addirittura che fosse suo figlio, ma era una leggenda, e gli dice, ma gli si fece spiegare cos'era accaduto, e Muti gli dice: Duce, quello mi ha fatto questo e questo, io l'ho malato un pugno. E Mussolini commentò fra sé: dice, ma a me queste cose da giovane non sono mai capitate. E Muti pronto: Duce, ma voi non siete mica bello come me. Senta, nella fine di Ettore Muti, al di là che di chi sia stato o meno ad ordinarla, giocano senz'altro sentimenti come l'odio, l'arrivismo, il tradimento. Ma perché proprio lui? Perché fu ucciso proprio lui? Perché era un fascista anomalo, forse che godeva anche di una certa popolarità, non solo fra i fascisti, forse per il suo carattere.
Lui era sicuramente l'uomo popolarissimo, pensi che era l'uomo, il soldato più decorato d'Italia, 2 medaglie d'oro, 40 d'argento, una cosa incredibile, 10 d'argento, 40 di bronzo, era l'uomo più decorato d'Italia, quindi era popolarissimo, però era anche convinto di non dar fastidio a nessuno, tant'è vero che dopo il 25 luglio lui non è scappato, lui si era rimasto nella sua villetta di Fregene, fra l'altro aveva fra le mani una bellissima attrice cecoslovacca, aveva altro da pensare, non pensava assolutamente alla politica. E però era anche un gerarca che faceva paura, perché anche nel giro di Badoglio si diceva l'unico fascista che ha il cuore e il fegato di fare un colpo di mano con i tedeschi è Muti, questo era vero, solo lui non ci pensava neanche. E anche in questa storia, in questa ipotesi, si può nascondere il motivo della sua uccisione. Ecco, Muti odiava la piaggeria, la retorica, il fascismo da parata. E un'altra cosa che non sopportava erano le cariche politiche. Ecco, possiamo dire che Muti era tutto tranne che un politico. Lui era nato per fare l'avventuroso, lui era un uomo d'avventura. Mussolini ebbe la dabbenaggine di chiamarlo alla segreteria del partito al posto di Starace. Muti dice: ma io non sono adatto a stare dietro la scrivania. Gli imposero di andare a fare il segretario del partito. Rimase neanche un anno in carica. La prima cosa che fece, licenziò 70 su 90 federali accusandoli di corruzione, ed era vero fra l'altro. Poi non so, era un tipo fatto così, al pranzo d'onore che gli fecero a Napoli i gerarchi, finito il pranzo lui chiamò il cameriere e dice: faccia il conto, divida, quanti siamo? 40, divida per 40, tiro fuori soldi per pagare. Un napoletano disse: questo non durerà a lungo, e infatti durò pochi mesi. Così. Lui, come dice lei, aveva fegato, però era anche un uomo molto violento, eh? Sì, ma pensate che quest'uomo a 14 anni è andato volontario negli Arditi, i Caimani del Piave si chiamavano, fece la guerra a 14 anni, era già decorato di medaglia d'argento, a 16 è andato con D'Annunzio a Fiume, all'occupazione di Fiume, ai tempi di Fiume, in quell'occasione addirittura riuscì a sequestrare anche 2 o 3 navi, faceva il pirata per conto di D'Annunzio, D'Annunzio lo chiamava il mio Jim dagli occhi verdi. Sì, era il suo soprannome. Era un ragazzo simpatico, compagnone, di quelli che vorresti per amico, ma non come marito di tua sorella, non so se mi spiego. Ecco, secondo lei Muti fu fedele a Mussolini fino all'ultimo, fino alla morte, fino no. a rimetterci la vita? No, lui è stato fedelissimo a Mussolini fino a un certo punto. E poi appunto quando cominciò le cose ad andare male, lui sosteneva che Mussolini era stato rovinato da quella là era la Claretta ovviamente. Lui non poteva ammettere che un uomo fosse schiavizzato dalle donne, semmai era il contrario. E il fatto stesso che lui si è offerto per ucciderlo prima del 25 luglio vuol dire che non era più fedele a Mussolini. Ecco, a proposito di donne, il grande amore della vita di Muti non fu la moglie, ma fu un'altra donna, Araceli. Un nome curioso. Una spagnola molto romantica che incontrò a Roma, che si innamorò pazzamente di lui, forse era più innamorata lei di lui che lui di lei. Ebbero 2 figli insieme. Il primo figlio durante il soggiorno romano nel 29, 30, 31, poi li si ritrovarono per caso ai tempi della guerra di Spagna, dopo la guerra di Spagna. Perché rimasero 12 anni loro senza vedersi. Rimasero 12 anni senza vedersi, lui probabilmente si era anche dimenticato di lei. Lei si rifece viva con una lettera molto romantica, insomma lo stuzzicò, lui andò in Spagna, subito durante la guerra lui andò in Spagna, la ritrovò, fece in tempo a mettere in cantiere anche una figlia, che è nata nel 43, quando lui era già morto. Senta, perché secondo lei l'eliminazione di Muti, se doveva rimanere un fatto segreto, fu organizzata in modo così, mi passi il termine, cialtronesco, cioè con dei testimoni, in mezzo a una pinetta, guardi signora, che francamente non era proprio così, perché il colpo è stato organizzato bene, perché Fregene all'epoca non era mica la Fregene di oggi, a Fregene c'erano 3 villette in mezzo a una boscaglia enorme, quindi era un posto nascosto, non era la Fregene che conosciamo noi, c'erano poche villette, una delle quali era quello occupato da Muti, insomma era il buon ritiro di Muti, e cercarono di farlo bene, perché organizzarono anche una finta fuga, una certa cosa, insomma, cercarono di nascondere. Poi non bisogna dimenticare che a quell'epoca, essendoci la censura, c'era la censura della stampa, i giornalisti non avevano il diritto di andare a ficcanasare qua e là, quindi uscì un piccolo comunicato di poche righe e pensavano di mettere tutto a tacere. Poi invece 15 giorni dopo, è stato l'8 settembre, è scoppiato il caos e anche il caso Muti è diventato importante e venne strumentalizzato dai fascisti della Repubblica di Salò. Ecco, come abbiamo sentito nel nostro sceneggiato,
Araceli, questo suo grande amore della sua vita, ha scritto nelle sue memorie, fu ucciso perché intorno a lui, alla sua aureola di soldato, alla sua incorruttibilità di uomo, alla sua fede, il fascismo non potesse rinascere e trovare unità. Ecco, Petacchio, chiudiamo con un commento a questa affermazione. Secondo lei è quello di una donna innamorata o può contenere qualche verità? No, è soltanto di una donna innamorata molto romantica che non sapeva nulla della realtà. Grazie ad Arrigo Petacco per aver partecipato a questa puntata.